La scorsa settimana la quinta commissione consiliare ha incontrato gli studenti di ingegneria. Lo ricordiamo, gli studenti hanno raccolto le firme perché non vogliono assolutamente trasferirsi da Via Real Maestranza a Palazzo Moncada, così come ha stabilito il presidente del consorzio. Tra l'altro in Via Real Maestranza i ragazzi dicono hanno i laboratori, hanno tutto quello che occorre per studiare, hanno gli spazi, cosa che non avranno a Palazzo Moncada. In più molti, quelli fuori sede, hanno già affittato le case lì in zona. Qualcosa è cambiato in questa settimana? Si è mossa qualcosa oppure ancora niente? Ma quello che è successo ed è un aspetto assolutamente importante è che finalmente si sia tornati a discutere dell'università e del futuro del consorzio universitario a Caltanissetta. Come commissione abbiamo voluto focalizzare l'attenzione proprio sulle prospettive del consorzio. Il trasferimento è uno degli aspetti sicuramente non marginale, ma il lavoro che stiamo portando avanti è un lavoro a 360 gradi di analisi rispetto ai servizi che vengono offerti e di prospettive nel prossimo futuro. È stato un incontro, devo dire, positivo, perché quando i ragazzi si riappropriano dei propri spazi e si occupano del loro futuro, credo sia sempre un aspetto positivo. Rispetto al trasferimento, noi siamo dell'avviso che in questo momento sarebbe poco utile un trasferimento dei ragazzi a Palazzo Fondazione Moncada, perché lì in Via Real Maestranza hanno dei laboratori, hanno ampie aule per studiare, per effettuare anche lavorare con gruppi di studio, e in questo momento non crediamo sia assolutamente utile. Dopodiché noi non abbiamo mai detto che siamo per la chiusura di Palazzo Moncada, è un palazzo storico di un notevole importanza storica, crediamo che vi possa essere un diverso utilizzo. Comunque il nostro auspicio in ogni caso è che si riprenda un discorso, perché la nostra città ha perso nel corso degli ultimi anni un treno importante che qualche città a noi vicina invece ha saputo cogliere. Crediamo che sia giunto il momento di fare quadrato, di affrontare la questione con compattezza sia dal punto di vista politico ma anche con i rappresentanti del consorzio, per cercare di salvaguardare quello che abbiamo e di potenziare i servizi. C'è un altro punto da chiarire, perché è stato detto in Via Real Maestranza è di proprietà del comune il palazzo e quindi non ci sono spese, mentre a Palazzo Moncada ci sono delle spese da sostenere, perché il palazzo è della Curia Vescovile e sembra che il comune paghi un canone annuo abbastanza elevato. Il canone del Palazzo Fondazione Moncada è a carico del consorzio universitario. Il comune ha una quota importante, è il maggiorente all'interno del consorzio universitario, che ammonta a circa 250.000 euro. Quello che noi chiediamo, lo chiediamo anche e soprattutto ai rappresentanti del consorzio designati dal comune, è di fare una valutazione sulle prospettive anche di Palazzo Fondazione Moncada, dove ci sono le lauree, dove ci auguriamo possano essere inseriti anche nuovi corsi di laurea in prospettiva. Non è solo un problema di natura numerica e di conti, è un problema di natura anche logistica. Dobbiamo mettere in condizione i ragazzi di poter studiare e di farlo nel migliore dei modi.